Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io mi chiamo Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia. Un appuntamento quotidiano, o quasi, dove scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. La mia speranza nel fare questi filmati è quello di invogliarti ad alzare gli occhi al firmamento per conoscerlo un po' di più. In questi giorni è difficile andare alla ricerca di un cielo scuro e limpido, ma spero che dalla finestra di casa tu riesca a trovare un modo per alzare lo sguardo e guardare avanti, pensando che il peggio passerà. Oggi è sabato 14 marzo 2020, penultimo giorno dell'undicesima settimana, 74esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.922. Il sole, nei pesci, è passato al meridiano alle 12.23 e ci saluterà alle 18.19 dopo un dì della durata di 11 ore e 52 minuti. Quando le ultime luci del giorno lasceranno il passo alle tenebre, non rimarrà che guardare lassù e cogliere le forme disegnate da quelle luci pallide che si perdono nel blu. Questa sera Venere, la brillante Venere, si trova abbastanza vicino ad Hamal, la stella più luminosa della costellazione dell'Ariete. Venere e l'Ariete sono visibili ad ovest a mezza altezza tra l'orizzonte e lo zenith, tre quarti d'ora dopo il tramonto della nostra stella. L'Ariete è una costellazione zodiacale formata da poche stelle, le più luminose delle quali corrispondono alle corna della rappresentazione mitologica. Stasera Venere si trova alla stessa altezza sull'orizzonte di Hamal. Questa stella dista da noi circa 70 anni luce, ha una massa pari a una volta e mezza quella del Sole e si trova in una fase evolutiva avanzata, nella quale Hamal si è già espansa tanto da essere diventata una gigante e le sue dimensioni sono pari circa 15 volte quelle del Sole. Alle 19.57 sopraggiungeranno definitivamente le tenebre. Verso mezzanotte guardate la zona del cielo sopra le vostre teste. Riconoscerete, almeno spero, la costellazione prossima allo zenith, cioè la verticale. È l'Orsa Maggiore, che vedete raffigurata interamente in questa immagine. Il Grande Carro è una parte dell'Orsa ed è formata da sette stelle, che i romani chiamavano i sette buoi, septentriones, da cui deriva la parola settentrione. Le quattro stelle del quadrilatero del carro si chiamano Dubè, Merak, Fekda e Megrez. Partendo da Megrez, la stella meno luminosa delle quattro, andando verso Fekda e continuando la linea, dopo un lungo percorso attraverso il cielo, arriviamo nei pressi di Regolo, nella costellazione del Leone. L'Orsa Maggiore, sempre visibile alle nostre latitudini, è un ottimo riferimento per trovare altre stelle e costellazioni, ma ne riparleremo anche in altri video. La Luna, nella fase gibbosa calante, oggi si trova nella costellazione dell'Ofiuco, sorgerà a mezzanotte 26 e passerà al meridiano alle 5.15, illuminata al 63%. Domani, domenica 15 marzo, alle 4.49, le prime luci della nostra stella faranno capolino sull'orizzonte. Tra le primissime luci del crepuscolo del mattino, tre quarti d'ora prima dell'alba per l'esattezza, potremo assistere a una bella luna piacevolmente vicina ad Antares. Antares, visibile sotto la luna e di colore rossastro, è la stella più brillante della costellazione dello Scorpione. In queste mattine di fine inverno è ben visibile verso sud prima che le luci prendano il sopravvento. A sinistra di questa congiunzione possiamo vedere Giove bello brillante, alla destra c'è Marte e più in basso a sinistra Saturno. Nei prossimi giorni osserveremo la Luna avvicinarsi al terzetto planetario. Iscrivetevi a questo canale se non volete perdere l'appuntamento. Alle 6.26 il Sole sorgerà, mentre la Luna tramonterà alle 9.59. E con questo non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.